Tutti infatti peccarono e sono privi della gloria di Dio. Noi tutti come pecore erravamo, ognuno di noi seguiva il suo cammino, e il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Le vostre iniquità hanno formato una separazione tra voi ed il vostro Dio. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Colui che non conobbe peccato, egli lo fece peccato per noi, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in lui. Dio infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il Figlio suo unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non mandò il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quando però apparve la benignità del Salvatore nostro Dio e il suo amore per gli uomini, egli ci salvò non in virtù di opere che avessimo fatto nella giustizia, ma secondo la sua misericordia. Infatti siete salvi per la grazia, tramite la fede. Ciò non proviene da voi, ma è dono di Dio, non dalle opere, perché nessuno se ne vanti. In realtà noi siamo sua opera, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha predisposto che noi compiamo. Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. La speranza, poi, non delude, poiché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono. Questa infatti è una cosa bella e gradita al cospetto del Salvatore nostro Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Unico, infatti, è Dio. Unico anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti.
ecco ora il giorno della salvezza. Ricercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. Abbandoni l'empio la sua via e l'iniquo i suoi pensieri, ritorni al Signore, che avrà pietà di lui, e dal Dio nostro, perché è largo nel perdonare. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non incorre nel giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Poi li condusse fuori e disse: Signore, che cosa debbo fare per salvarmi? Essi risposero: Credi nel Signore Gesù e sarai salvo, tu e la tua famiglia. E non c'è in alcun altro la salvezza. Nessun altro nome, infatti, sotto il cielo, è stato concesso agli uomini, per il quale siamo destinati a salvarci. Se tu professerai con la tua bocca Gesù come Signore e crederai nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato da morte, sarai salvato. Chi si sarà vergognato di me e delle mie parole in mezzo a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo insieme agli angeli santi.